Oggi abbiamo presentato il nostro lavoro sulla legge sulla nuova Pescara, una serie di emendamenti anche numerosi, tutti di merito, non ostruzionistici. Quello che vogliamo ribadire sono sostanzialmente due cose. La prima, fare in modo che si continui a lavorare per arrivare alla nuova Pescara il 1° di gennaio 2024. È un progetto importante, innovativo, unico in Italia e soprattutto è un progetto che tantissimi concittadini dei comuni di Pescara, Montesilvano, Spoltore hanno voluto. Se così non dovesse essere, ci sono tutta una serie di emendamenti che vogliono che questo percorso sia riportato nell'alveo della oggettività, sottraendo la discrezionalità al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta, non per quello che rappresentano, ma perché non può essere affidato alla politica una scelta che la politica avrebbe già dovuto fare. Voglio ricordare che il Presidente della Giunta regionale avrebbe già dovuto commissariare i tre comuni in base alla precedente legge del 2018. C'è poi un altro aspetto che ci lascia molto interdetti. La legge, la nuova legge del Presidente Sospiri, richiede l'avvalimento di un ufficio delle fusioni. Ebbene, questo ufficio delle fusioni, che nasce a giugno 2022 su un articolo di legge approvato all'unanimità dal Consiglio regionale, ma di cui proponenti siamo stati proprio io e il capogruppo Paolucci, abbiamo scoperto che non è stato mai istituito. E c'è di più. Mentre ci rassicuravano che sarebbe stato istituito, in realtà la proposta di riorganizzazione dell'ente regionale presentata dal direttore generale ai sindacati non lo prevede. Quella delibera andrà tra pochi giorni in giunta. Noi vi chiediamo di fermarvi e di ottemperare alla legge. Non è più possibile che un presidente della giunta regionale non la rispetti. E poi ci sono tutta una serie di altri emendamenti, a partire dallo statuto che si deve completare entro il 2023 e che deve essere intangibile fino alla nascita della nuova Pescara, quando avverrà. A partire dall'aiuto che bisogna dare a questi comuni anche da un punto di vista economico, a partire da un comitato dei garanti o da un albo dei sostenitori, cioè di tutte quelle persone fisiche, giuridiche, associazioni che hanno creduto fortemente nella nuova Pescara e che devono partecipare a questo percorso. E poi se il rinvio deve esserci, perché oggettivamente non è fattibile la nuova Pescara al 1° di gennaio del 2024, va fatto in modo che quel percorso sia un percorso con degli step vincolanti che renda la nuova Pescara irreversibile. Non ci vorremmo trovare alla nuova data a far succedere quello che sta succedendo in questi giorni. La nuova Pescara deve nascere perché è stata voluta dai cittadini, perché è un progetto importante, innovativo ed è un progetto valido per tutto l'Abruzzo e non soltanto per questi tre comuni.